Buongiorno. Dove devo mettere? No, benissimo. Allora, com'è andata, onorevole? Io non ci sto. Idea di questa giornata, di questa udienza, di questa storia, di queste... Ma ancora un po' la vista, si può passare un poco? Grazie! Prego! Ok, un'idea di questo? Prego! Prima non possono fare i fotografi, poi si spostano... Troppa grazia! Siete uno sulla testa dell'altro, come volete voi, io non... Marco, la mano un po' a sinistra, per favore. Ne ho approfittato per incontrare alcuni imprenditori, perché Napoli soffre. È una situazione incredibile, di una città con mille problemi, con un sindaco che si candida a governatore di un'altra regione. E quindi spero che arrivi presto il voto per il sindaco di Napoli. E dal mio punto di vista personale ritengo che Catello Maresca sia una grande opportunità per Napoli e per un rinascimento di questa straordinaria città. Per quello che riguarda il tribunale, per me, se qualcuno che mi ha minacciato, insultato, chiede scusa e fa 1.000 euro di donazione a un'associazione di volontariato di Napoli, e ce ne sono tante, da quella dei bambini disabili a quella di Pino Maddaloni, la partita è chiusa, perché ci sono cose più importanti in cui il tribunale deve essere. Senatore, tra le cose... Oggi è zona rossa, quindi io sono ligio e riduco al minimo indispensabile gli incontri. Catello Maresca l'ho sentito, l'ho incontrato più volte, lo apprezzavo da magistrato, lo apprezzo tuttora da magistrato anticamorra, si conosce benissimo i quartieri, le periferie, i disagi, le speranze dei borghi di Napoli, e penso che da sindaco possa fare tanto per questa città. Senatore, ma non pensa che però dovrebbe dimettersi Maresca? Però se mi fate una domanda alla volta io riesco a capire. Anche senza simboli di partito, va bene, la candidatura di Maresca. Come entrare nel governo Draghi per me significa un atto d'amore per l'Italia, perché il bene dell'Italia viene prima dell'interesse di partito. Napoli è una città unica, straordinaria. Marco, la mano, scusami. Di vista, mano destra. Che merita qualsiasi sforzo. Io ovviamente sono segretario della Lega e sono orgoglioso di quello che la Lega fa, da nord a sud, e appena finirà la zona rossa in campagna presenteremo una cinquantina fra sindaci e amministratori locali che aderiranno alla Lega in tutta la campagna. Però se volessimo pensare a un laboratorio Napoli, dove i partiti danno una mano ma lasciano che i protagonisti siano i cittadini, io ci starei. Senatore, però Maresca non dovrebbe dimettersi, secondo lei, per correre poi da sindaco, dimettersi ora? No, chiedetelo a lui, io non so neanche se vorrà candidarsi o meno. Io ho espresso il mio apprezzamento per lui come magistrato e spero in futuro come sindaco. Come lo si voterà a ottobre, lascio alla sua totale libertà le sue scelte, non mi permetto di decidere della vita altrui. Sicuramente quando c'è il ritorno al passato, alla mo' di Bassolino, ecco, io auguro ai napoletani un buon futuro, non un ritorno al passato. È l'unico nome sul tavolo della Lega, oppure si è parlato di imprenditore Monti, ci sono parlato anche altri nomi. È quello che mi ha convinto di più tra le persone che ho incontrato. Senatore, a proposito di governo, lei ha chiesto un'accelerazione, un cambio ovviamente di passo, e non soltanto dal punto di vista dei nomi, come Figliuolo e quant'altro, ma lei ha chiesto anche un cambio di passo per quanto riguarda la ricerca dei vaccini, non soltanto in Europa ma di fuori dell'Europa. La priorità della Lega, noi lavoriamo giorno e notte dentro e fuori al Parlamento per produrre vaccini in Italia e comprare vaccini all'estero, per mettere in sicurezza la salute degli italiani, per la pace fiscale, cancellare una volta per tutte decine di milioni di cartelle esattoriali, spero fino a 10.000 euro, e per dei rimborsi da approvare entro questa settimana, che arrivino su conti correnti di milioni di partite IVA di lavoratori entro le prossime settimane. Senta, la nuova linea politica del PD, Ius Soli. Si propone appunto il ritorno dello Ius Soli, lei più volte. Ma solo un marziano.
ma solo uno che arriva da, da Parigi o da Marte in un paese con le scuole chiuse, con gli asili chiusi, con le università chiuse, con le fabbriche in difficoltà e con gli italiani che hanno problemi di salute fisica e salute mentale si occupa di regalare cittadinanza agli immigrati. Cioè, se è stata una caduta di stile, lo dica, noi siamo al governo per fare cose serie. Lo Ius Soli non è una cosa seria, anche perché ricordo al distratto parigino Letta che l'Italia è il paese che in Europa concede più cittadinanze, con la legge attualmente vigente. Quindi se parla di Ius Soli vuol dire che vuole far cadere questo governo. Non ci sono altre spiegazioni. Noi siamo a sostegno convinto di Draghi e pensiamo che Draghi sia un'opportunità per l'Italia e per gli italiani. Cioè lei davanti a una richiesta di questo genere toglierebbe la maggioranza a questo? Ma non penso che Draghi abbia neanche la benchenima intenzione di parlare di Ius Soli o di cittadinanza agli immigrati. L'unico tema su cui lavorare seriamente è ridurre gli sbarchi. Lei più volte ha chiesto delle riaperture. Oggi con tutti questi contagi rifarebbe la stessa richiesta? Io penso e spero che il 7 aprile, giornata mondiale della sanità, segni il ritorno alla vita. Quindi se questi giorni di marzo lo subiamo, lo supportiamo, lo rispettiamo, però conto che il combinato disposto tra l'arrivo della primavera, il piano vaccinale totalmente operativo e il buon senso degli italiani, da aprile segni il ritorno alla vita. Penso e spero che la prossima estate sia l'estate del boom economico per il turismo e per l'impresa italiana. Non possiamo sopportare oltre altri mesi di chiusura. Ma guardando al passato, rifarebbe la stessa scelta, chiederebbe le riaperture anche se purtroppo oggi ci troviamo con tanti contagi da diversi mesi? Ma guardi, noi siamo al governo da un mese. Vorrei sapere sui vaccini e sulle scuole cosa ha fatto il governo precedente per un anno. Detto questo, ragiono di futuro. Non ho mai mangiato i pulpi di primavera, bevuto aperitivi in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, quindi mi godo il sole di Napoli. Si sta arriveranno da Derby dal Cino. È fondamentale fare in fretta ancora questa settimana, avrò contatti con ministri e parlamentari di altri paesi europei, extra europei, perché se un vaccino funziona, per quello che mi riguarda, va comprato da qualunque parte del mondo arrivi. Mi fido del commissario Figliuolo, generale degli Alpini, che si è occupato di logistica. Se mi dice che può garantire 500.000 vaccini al giorno, sa quello che dice. Arcuri fortunatamente è passato. Senatore, c'è stata anche una grande critica, un momento di critica, la questione dei disabili, delle categorie, infatti il piano vaccinale è stato rispettato. Adesso possiamo aspettarci un cambio di passo rispetto alle categorie fragili oppure no? È fondamentale. Ringrazio il Presidente Draghi che ci ha ascoltato, ha reintrodotto il Ministero per la Disabilità, che si sta organizzando proprio in questi minuti, e i 6 milioni di italiani disabili devono essere vaccinati prima. Prima di giornalisti, prima di politici, prima di avvocati, prima di assessori, prima di governatori di regione, prima. Ma ci sono tutti i vaccini diversi, AstraZeneca non può essere somministrato alle categorie fragili però. A me interessa che vengano messi in sicurezza. Sono due cose diverse. A me interessa che vengano messi in sicurezza prima di altri. Sarà un piccolo segnale, però l'adozione delle mascherine trasparenti per rispetto dei non udenti, e in Italia ci sono quasi 1 milione di sordi e gli ipoudenti, è un segnale di attenzione concreta. Torno a casa sereno lo stesso, ho gusti musicali diversi, preferisco del Treo di Gregorio in realtà non è possibile, ma questo fa parte della soggettività e del bello della musica. Quando uno parla di prendere a calci nel sedere un'altra persona che non ha diritto di venire a Milano, a Roma o Napoli o in altre città italiane, non fa una critica politica, istiga la violenza. Se uno sbaglia, ammette l'errore, chiede scusa, fa una donazione all'associazione di volontariato di Napoli, io la prossima volta torno a occuparmi di lavoro, non degli insulti. Se non li ho visti me ne farò una ragione, torno a casa serena. Ho scelto il giorno giusto, no, mi sono collegato con diverse radio napoletane, però non mi attacco ai rigori non dati. Napoli ha giocato meglio, ha meritato di vincere, Milan ha giocato male, ha meritato di perdere. Non voglio pareggiare con un rigore dubbio al 90°. Senta, la querela ai tutti è stata archiviata perché è indicato di giudice. Lei si
lavorando perché ci sia una riforma della giustizia da parte della Presidente, perché ci sono quasi 10 milioni di processi in arretrato. Il problema non è Matteo Salvini, sabato sarò a Palermo per rispondere. Selezione, un diverso metodo di selezione della magistratura italiana, un diverso metodo di promozione, un diverso criterio per la composizione del CSM, con un sorteggio per stroncare una volta per tutte le correnti, però ovviamente in questo momento ci stiamo occupando di salute, lavoro e vaccini. Non penso sia questo il governo che farà la riforma, con tutto l'ottimismo del mondo. Grazie. 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 Io sono preoccupato soprattutto per il fenomeno usura, non solo a Napoli ma in tutta Italia. Ci sono tantissimi piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, partite IVA che hanno avuto problemi con le banche in passato, che non si vedono prestare i soldi dalle banche e quindi devono ricorrere spesso all'usuraio. Sono denunce, ma soprattutto ci sono più di 100 milioni di euro fermi del fondo antiusura non utilizzati e non finanziati. Quindi uno dei temi su cui sto lavorando con il sottosegretario Durigon è rimpolpare e sbloccare il fondo antiusura, perché in alcune grandi città, penso a Napoli, ma penso a Milano, penso a Roma, gli strozzini stanno facendo affari d'oro. Sono 150 milioni da bloccare. Anche di più. Anche di più. Grazie. Buon lavoro, buon lavoro.